Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti alla nuova puntata. Abbiamo ospite una band, in questo caso abbiamo ospite il cantante della band, Andrea Ettore. E a questo punto la band è Il Pesce Parla. E la prima domanda che ci nasce spontanea è: se dovessi descrivere oggi, visto che stiamo facendo anche il bucato, se dovessi descrivere oggi la band, come la descriveresti per chi ti ascolta e per chi non la conosce ancora la band? Allora, la descriverei disintegrata, nel senso che perdiamo componenti, li riprendiamo, abbiamo proposte, però siamo multiformi, cioè siamo come la fauna oceanica, la fauna ittica, perché non abbiamo una definizione, tranne appunto io e il bassista, che siamo duri, fermi e sempre presenti in questo progetto. Quindi direi come aggettivo, band. Fluida. E a questo punto parlerei del nuovo disco, il nuovo singolo. E a questo punto, quando nasce questo disco, quando nasce questa canzone, da cosa trae ispirazione, visto che voi trattate molti generi? Sì, allora, io mi sveglio la mattina con un motivetto in testa. E ci metto il testo. E il testo era: non finisco più di fare il ragù. Da lì chiamo il tastierista, che all'epoca era Stefano James Zucca, che adesso fa parte delle forze dell'ordine, e lui mi tira giù la melodia, e io ci metto un altro testo, perché la penso con un suono da organo di chiesa, e quindi diventa una storia che racconta delle sevizie nei seminari del Vaticano, delle cose, capito, morbose. Tutto nato dal ragù è finito invece in altre robe, sempre a base di carne, ma non da mangiare. E invece a questo punto voi trattate, fate molti generi, oltre che abbiamo visto la copertina del singolo dove in realtà è bianco e nero ma con un significato. A quel punto ci puoi spiegare questa copertina di questo singolo perché è un pochettino fantastica ma allo stesso tempo accattivante? Allora, sappiamo che ci sono dei grandi simboli, no? Nei movimenti religiosi, tutti i movimenti religiosi, a partire dall'Egitto, no? Quindi tutti i dei con forme canidi, no? Con interpretazione dell'animale come simbolo, anche la religione nostra, insomma, quella occidentale, cristiana, cattolica, no? E quindi la serpe di Adamo ed Eva, no? Dopodiché ho mutuato questa cosa anche traducendo dei detti popolari, come t'ho beccato col sorcio in bocca, che si usa per il gatto, no? Che si ritrova così davanti al suo proprietario e dice: ecco chi è che mi porta i topi in cucina, no? E il gatto rimane così, no? E stessa cosa quando uno si sente colpevole di essere stato beccato, fa quell'espressione, no? E quindi il sorcio da detto popolare, diciamo, assurge a simbolo anch'esso della religiosità e delle antropomorfizzazioni dei simboli animali. Ecco. Nel nostro caso ci sono i cani, che però sono in disparte, un po' come se muovessero i fili, ecco quindi la copertina, e poi ci sono i topi, che sono diciamo, gli ingenui, gli innocenti, e la serpe, che è il pensiero malevole del demonio, di Satana. Insomma, un testo così leggero, pesante. E invece il simbolo del vostro gruppo è questo pesce, in realtà è un pesce lanterna, ma in realtà è un pesce caccherone, perché è con questo microfono che va avanti e poi una simile, se non la, perché anche perché lui è scheletrificato, cioè praticamente c'è rimasta solo la visca, ha perso C'è tutto il solo lì. resto. Come mai questo personaggio, questo Allora, pesce?
Beh, diciamo che un pochettino si rifà anch'esso a alcuni miti, no? E quindi Cthulhu, e quindi se vuoi a roba un po' più popolare come la maledizione della prima luna, dove dei soggetti, mezzi uomini, mezzi pesce, diventano anche spettrali. Ecco, questo pesce, essendo di una dimensione in cui i pesci raccontano delle storie, è un po' come nella sposa cadavere di Barton, dove i morti sono vivi e blu elettrici e quindi presenti e lucidi, e i vivi paradossalmente invece sono sbiaditi e anche un poco assenti al mistero della vita. Ma vi sentite Quindi un po'? sì, è una roba super pretestuosa, ma eravamo ubriachi, quindi perdonateci. Vi sentite tanto Cattivix che l'avete poi citato in un brano? La cattiveria? Visto che Cattivix l'avete citato, ma vi siete. Vi ci rappresentate in quel personaggio oppure è nato così per caso quel brano a quel caso? Sì, ma non per la cattiveria, ci ritroviamo per il disordine, no? Il lasciare tutto all'entropia, che tutto vada verso il caos anziché verso l'ordine, l'etichetta, lo schema. E quindi in quel senso sì, perché poi cattivi, se ci pensi, non è veramente cattivo, ci prova, ma riesce a fregare sempre lo stesso personaggio che vive di una pensioncina. Infatti cattivi è povero, non è un criminale ricco. E in questo senso sì, ci sentiamo poveri, per rispondere alla tua domanda. E Ma non invece, cattivi, semmai cinici. invece nella realizzazione dei testi preferisce essere un po' più prolisso oppure come nell'inglese un po' più ermetico, più sintetico? Ma guarda, io parto essenzialmente da un gramlò che sta bene dentro una base musicale, ok? Quindi non dico nulla di sensato, anche quando non finisco più di fare ragù. Era chiaro a me stesso, insomma, che non sarebbe stato quello il testo. Quindi inizio con dopodiché, quando facciamo la registrazione con questo gramlò in sala prove, io me lo riascolto e ci forzo le parole. E poi il soggetto viene da sé, non lo decido prima. Io poi, essendo un pochettino scuro di carattere, anche di diciamo creatività, spesso si va in zone di un po' macabre. Ecco, il prossimo singolo che tireremo fuori parlerà di eroina negli anni 90. Per cui questo parla di sevizia in Vaticano. Cattivic parla di lasciarsi andare al caos, eccetera, eccetera, sempre con quel tocco di surrealtà e di ironia che altrimenti spaccerebbe chiunque a buttarsi in un angolo a piangere. Invece no, bisogna vivere allegramente visto che si muore. Quindi non c'è niente da essere seri. Avete partecipato a Sanremo Rock? Qual è il ricordo che rimane di quel momento, di quella kermesse, che poi in realtà poi è importante, ma viene in alcuni frangenti poco considerata, visto che la principale è Sanremo Classico? Allora, quello che mi è piaciuto, che mi ha anche un po' stupito, proprio per quello che racconti in questo momento, è che c'era parecchia attenzione attorno all'evento, perlomeno in quella settimana. Cioè, i ristoranti ne parlavano, c'era del turismo legato a questa cosa, molti musicisti, chitarra in spalla, andavano in giro, no? E suonavano così, improvvisavano degli stornelli nelle piazze. Quindi c'è fermento, duramente saremo normale, diciamo, chiamiamolo così. E chiaramente ha meno pubblicità, ha meno risonanza a livello nazionale, ma per quanto riguarda Sanremo è sentito e quindi ci siamo trovati piacevolmente sorpresi. Ricordo che ciò è l'ultima volta, diciamo, che eravamo convinti di essere nella formazione, diciamo, quella a quattro che poi ci ha contraddistinto di più, io, Marina, Francesco e Mattia. Dopo quella volta abbiamo risuonato insieme, ma per un evento davanti alle telecamere con una giuria è stata l'ultima volta, quindi questo è il ricordo che ho, un po' triste se vuoi, ma questo è. Invece l'emozione che si prova salendo sul palco, perché a volte capita che il pubblico sotto è silenzioso, ma poi è un silenzio che parla perché senti quell'energia, anche se poi sei concentrato per il brano, sei teso, comunque vada, però, e poi il buio del palco sotto, però senti quel brusio e quell'energia che dal sotto sale. A quel punto dopo la tua.
tu ritrasmetti quell'energia che loro ti danno, quale sensazione provi in quel caso? Allora, io ho fatto l'attore per un po' di anni nella mia vita, quindi sono insomma, abbastanza vaccinato al palco. Quello che provo è quello che hai detto tu, cioè quanto di meno c'è di dicibile è la cosa più interessante, nel senso che non è che ti interessa quello che ti dicono, quello che ti urlano o se applaudono. C'è una sorta di scambio di energia in una dimensione che evidentemente non è visibile all'occhio umano, che restituisce quella scarica di adrenalina da una parte e dall'altra, e ti fa capire anche come sei tu nella tua situazione performativa. Ecco, ti dice tutto il pubblico. Noi quando abbiamo fatto Battle of the Bands a Torricella Verzate, arrivavamo da ripescati, perché cioè, la giuria ci aveva mandato fuori già le prime fasi. Poi siamo stati ripescati e davanti al pubblico questa volta, e il pubblico ci ha premiato, la giuria ha dovuto constatare che la situazione era a nostro favore e quindi farci vincere. Quindi in quel caso è stato proprio determinante il pubblico. Noi non eravamo partiti con l'idea di vincere, ma di... Oh, possiamo vedere comunque, anche se sono ripescati, qualcosina sappiamo fare. Quindi tanto, ti dà tanto, ecco. Invece poi incontrando le persone che ti incontrano davanti, che ti guardano con quegli occhi, che capisci che sei riuscito a dare quel messaggio che forse volevi dare nella canzone e vedi i loro volti sereni o comunque tranquilli, contenti, perché sono stati lì in quel momento ad ascoltare solo te. E in quel momento qual è la tua sensazione vedendo queste reazioni? Poi ti chiedono un selfie o ti chiedono un autografo. No, non mi chiedono selfie e autografi, anche perché io sono abbastanza riluttante a soffermarmi, a prendermi complimenti o... Cioè, se sono di passaggio va bene, ma non che devo stare là a stringere le mani, ma perché sono una brutta persona, essenzialmente. Cioè, una delle parti più belle non me la godo perché chi mi conosce. Però ecco, a livello di comunicazione invece mi interessa molto. Quando chiaramente l'attenzione si accentra sul palco, soprattutto se magari era un palco che dava in pasto musica che veniva recepita in maniera più di sottofondo, magari durante una festa, come è stato il Festival del Jartum a Milano. E lì, quando catturi l'attenzione perché si vogliono concentrare su capire il testo, magari banalmente perché biascico e non si capisce, ma voglio pensare che perché si sono interessati a qualcosa di che per loro è inusuale rispetto al resto della musica che stavano ascoltando quella sera, no? E questo c'è il passo di capire. E quindi sì, insomma, bello, bellissimo, anche se la verità è che se fai appunto tutti i miscugli di generi, soprattutto punk, il testo non si coglie, e anche se io promuovo di più la musica dal vivo che la dimensione disco, devo ammettere che il disco col te testo di fianco a me è stato utile per scoprire un sacco di band. Quindi, perché non il pesce parla? Ed ecco qui che abbiamo deciso di fare il disco. Infatti, ci saranno i testi di tutte le canzoni. Nel nuovo modo di fare musica si cresce con le piattaforme, tutti i generi, perché ci sono tantissime piattaforme, qui non le citiamo perché tanto si conoscono, ma è un danno o un bene per i giovani? Perché prende, c'è il rischio che canzoni durino 2, 3, 4, 5 giorni, 6, una settimana se sei fortunato. Nel caso in cui sei un nome famoso, anche un mese è diciamo tanto. Però manca, è importante avere anche una parte fisica dei dischi. Ma allora, noi la prendiamo proprio come il feticcio che abbiamo vissuto. Io ho 40 anni e sinceramente sono un nativo digitale, naturalmente, no? Sono un millennial e ho usufruito anche del file sharing, anche quando era illegale, con Napster, eccetera. Cioè, quindi non posso nascondermi dietro un dito. Però sono anche un feticista dell'oggetto fisico disco, come molti della mia generazione, e quindi mi ritrovo per primo a voler acquistare più che il nostro CD, il nostro vinile, capito? Quindi sì, l'oggetto fisico è previsto, anche se, per esempio, l'ufficio stampa ci ha proposto di uscire solo in digitale, proprio perché adesso è così che funziona. Probabilmente il disco non verrà tanto comprato, è più una roba per noi, Però io lo voglio avere il disco, mi piace anche il fatto che sia più grande da leggere, del monitor del computer, ecco.
invece voi fate tanti generi di musica, perché abbiamo visto che abbiamo ascoltato che l'ultimo brano è un po' più, cioè una via in mezzo tra rock e reg, non parliamo di reggaeton, di reg classico, ma poi comunque navigate tra un genere e l'altro indifferentemente e vi trovate sempre bene. Sì, allora, lì è perché ci mischiamo tanto, capito? Ognuno dice la sua e ognuno accetta quella dell'altro in termini musicali, perlomeno la proposta, ecco. Poi ci scanniamo anche per questioni musicali, però tendenzialmente se una roba funziona non abbiamo voglia di dire, beh no, però noi siamo punk, quindi questa roba non è tanto punk, non la facciamo. Penso che il termine che ci definisca sia l'antisnobismo musicale, cioè si può fare tutto, no? Come il nostro riferimento Elio e le Storie Tese, che si sono divertiti a navigare tra i generi, no? Io magari sono più affezionato forse come ideologia al punk degli Skiantos, ma stiamo parlando sempre di gente che non si è definita e l'hanno definita gli altri perché non c'è voglia di settarsi su un ragionamento ordinato, schematico, un po' come i Primus, no? Non so se ti ricordi questa band. Io mi ricordo che andai in un negozio di dischi a Londra e c'era tutti i dischi per genere e poi c'era il genere Primus con solo i dischi dei Primus perché non li potevi catalogare. E io lì ho detto, io voglio essere questa roba qua. A questo punto progetti, oltre a promuovere questo singolo, chiaramente progetti futuri, eventi live. Allora, innanzitutto dobbiamo capire chi siamo. Per ora promuoviamo i due singoli e il disco, vediamo come viene recepito dalla critica nazionale, insomma, dagli addetti ai lavori, dai nostri amici, dai nostri ascoltatori. E dopodiché, sì, chiaramente l'idea di una band è sempre di voler andare in giro a suonare, no? È la cosa che. Come dicevi tu, da quell'interscambio col pubblico che è necessario per la linfa vitale dell'artista. Dopodiché bisogna anche scendere a patti col fatto che non si può essere multiformi tutta la vita, bisogna accettare il fatto che ci sono in un gruppo degli attriti, degli screzi, delle cose che vanno bene, delle cose che vanno male, e tu devi condividere un'idea artistica e un progetto. Non devi per forza condividere tutte le volte la stessa idea, no? La stessa idea di un altro. Devi essere a disposizione per un progetto collettivo. È come se stessi su una barca, no? Se uno rema da una parte e uno rema dall'altro, si gira in tondo, si crea un vortice e magari si affonda pure. E invece, se si sono tolti Black Sabbath, ma perché non si devono poter avere dei problemi il pesce parla, no? Io questo che mi fa impazzire, cioè sembra siccome ci sono dei problemi, ah no, però allora no, così non va bene, allora ci proviamo, basta finito, ma chi l'ha detto? I Black Vero. Sabbath, che erano l'apice del successo, sono sciolti, quindi può succedere a tutti i gruppi di avere delle frizioni. Questo sta capitando anche a noi, e io e il bassista siamo disperati. Adesso ci sono degli ottoni che si stanno facendo avanti, ma cambierebbe totalmente la musicalità del progetto. Gli Iron Maiden, a forza di cambiare cantanti, musicisti, alla fine sono una band di 50 elementi, perché ormai se andiamo a consigliare anche i vecchi abbiamo superato i 50, penso, alla fine. E invece a questo punto io vorrei, prima di salutarci, parlare del fatto del videoclip. Un videoclip animato, da chi nasce quest'idea di questa animazione e soprattutto come poi alla fine il risultato finale di questo bel video? Allora, l'idea nasce da una visione. Guarda, te la faccio vedere anche a te. Ecco, questi sono i soldi che mi rimangono per questo mese. Questa visione mi ha fatto prendere atto del fatto che avrei dovuto fare da solo il videoclip, non spendere 200-300 euro per un regista che si fa venire un'idea. Siccome l'idea c'era, era la mia, ho preso un software di intelligenza artificiale, ho forzato le immagini che mi interessavano e poi tipo Blob di Enrico Ghezzi, la trasmissione. Facendo delle associazioni di immagini una dopo l'altra insieme al testo che aiuta la comprensione, ti costruisci il contenuto.
Sta roba è stata apprezzata. Oggi ho scoperto che siamo il miglior videoclip per una rivista. Insomma, escono fuori queste notizie, quindi è bello, no? Anche perché è gratis, l'ho fatto io. Se siete interessati ad avere un videoclip originale fatto con l'intelligenza artificiale, chiamate Andrea Ettore Di Giovanni o scrivete alla sua mail teucoblond@gmail.com. Ecco, abbiamo fatto anche lo spot. A questo punto ci manca una cosa fondamentale. Anzi, due cose. Dove potervi raggiungere? Gli indirizzi, chiaramente. E come ha detto qualcuno, cantante, mi ha detto, ma l'indirizzo di casa? No, gli indirizzi dei social e tutto. E i saluti finali. Benissimo, allora l'indirizzo dei social è facile, il pesce parla, o trovate recensioni di ristorante di pesce o trovate noi. Ecco, se può aiutare mettete il pesce parla band, così trovate sicuramente noi, a meno che non ci sono delle band che vanno a mangiare pesce, là ci arrendiamo. Poi, quindi Instagram, Tinder, Grindr, importantissimo, TripAdvisor, Facebook, chi più ne ha, MySpace, chi più ne metta. E il blog c'è, ma non viene usato, quindi lasciate perdere. E cosa, insomma, saluti finali. Ciao, il pesce parla. Buonasera. Perfetto, abbiamo finito. Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.